Buonasera a tutti, sono Loris. Oggi per la rassegna cinematografica dello Sherwood presentiamo le due registe del film Le lesbiche non esistono, Giovanna Selis e Laura Landi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E, oggi parliamo appunto di questo film che è il vostro primo film da registe. E com'è nata l'idea di presentare questo film che tra l'altro è di produzioni dal basso? Sì, allora, come hai detto tu, questo film nasce dall'idea appunto che in Italia non c'è una rappresentazione per le lesbiche. La produzione dal basso ci è stata utile perché in quanto registi indipendenti sarebbe stato veramente difficile trovare una produzione in tempi brevi che avesse voglia appunto di investire in un progetto del genere. Quindi ci siamo affidati a produzione dal basso, nel giro di pochi mesi abbiamo raggiunto diciamo una cifra prefissata e questo ci è servito per la post produzione, per la realizzazione dei DVD e soprattutto ci è servito per metterci in contatto subito diretto col pubblico che ci ha conosciuto. Infatti su produzione dal basso funziona così: carichi un progetto, un trailer e le persone appunto in seguito alla visione possono decidere se finanziarti o no. Quindi questo ci ha subito diciamo messo in contatto con le persone e quindi sì, è stato molto utile anche per avere un'idea effettivamente dell'interesse che ci poteva essere verso il nostro progetto. Quindi volendo ovviamente fare un documentario che interessasse al pubblico, abbiamo chiesto direttamente al pubblico se fosse disposto ad aiutarci anche economicamente. Partendo dal titolo provocatorio, comunque, Le lesbiche non esistono, cosa vuole dire questo titolo? Cosa vuole comunicare con questo documentario? Sì, siamo partite da una base linguistica, quindi ci siamo domandate come mai in Italia è così difficile dirsi lesbica e utilizzare il termine lesbica. Quindi da questa assenza abbiamo cercato di indagare, quindi siamo anche perché anche per la scarsa visibilità che hanno le donne omosessuali in Italia. Quindi siamo partite con questa domanda e abbiamo cercato di indagare senza rintracciare solamente una risposta, ma tanti fattori che alla fine ci hanno dato un'idea più generale di come si vive da lesbica in Italia e che difficoltà si possono incontrare. E tra l'altro ci sono anche delle animazioni all'interno del documentario, vogliamo dire di chi sono le animazioni? Sì. Allora, l'illustratrice è Francesca Bolis, la voce narrante è Siria Frizza e questa animazione è stata realizzata, che apre il documentario, soprattutto per avvicinarci anche a un pubblico più giovanile, perché comunque l'idea è quella di portare il documentario nelle scuole dove pensiamo che ce ne sia più bisogno, perché è da lì che bisogna partire, e quindi da quell'idea di comunque di creare un prodotto anche che potesse avere vita a sé e che avesse un linguaggio diciamo molto vicino all'età, ai giovani, ai ragazzi giovani. Perché tra l'altro mi spiegavate prima che appunto il documentario non l'avete inteso come comunque un documentario diretto a un pubblico LGBT, ma che comunicasse in maniera più ampia possibile la tematica. Sì, e da questo anche proprio la scelta di parlare in maniera chiara e semplice, a partire dall'animazione che lo spiega ed è adatta anche a un pubblico più piccolo, a poi tutto il girato del documentario che comunque può essere visto da un pubblico eterosessuale o omosessuale, senza distinzioni, perché era quello che poi ci interessava fare. E come registe emergenti, qual è la difficoltà adesso in Italia per farsi produrre un film? Infatti voi avete scelto produzioni dal basso per farvi produrre questo film. Difficoltà intanto sono i tempi, ma anche trovare chi te lo produce, perché comunque soprattutto quando il tema diciamo non è proprio, quando è un po' difficile, ecco, e quindi la difficoltà è quella, i tempi lunghissimi. Cioè noi avevamo comunque l'esigenza di realizzare il documentario subito, cioè l'abbiamo realizzato nell'arco di un anno, dall'inizio delle riprese fino al montaggio, quindi l'esigenza era quella proprio per il momento storico, non si poteva aspettare una produzione, non so, che magari arrivasse dopo 10 anni. Il problema è quello, quando hai un'idea vuoi realizzarla subito, soprattutto per quello che riguarda un documentario che magari parla di un tema, no?
E il problema è quello, e poi anche la distribuzione, perché noi comunque ora siamo indipendenti e sì. Quindi speriamo di trovare qualcuno che ci aiuti a distribuire. È una questione ovviamente di tempistiche. Già il documentario in sé non è esattamente il linguaggio più commerciale che mi possa venire in mente. Trovare un produttore illuminato che scommette su un progetto indipendente con una tematica così, diciamo, complessa, non era cosa semplice, quindi noi ci siamo affidate prima di tutto alla nostra professionalità, quindi è stato bello, interessante, lungo, però ovviamente anche molto faticoso. E poi abbiamo chiesto proprio direttamente al pubblico, che fortunatamente ha risposto molto bene, quindi si può fare, insomma. Il film è stato presentato in anteprima l'anno scorso al Florence Queer Festival. Sì, a ottobre. E avete già fatto una serie di proiezioni. Le reazioni che più avete visto nel pubblico come sono state? Ma devo dire, sempre positive. Poi ogni pubblico fortunatamente è diverso, ha le proprie curiosità, i propri dubbi, quindi è sempre molto interessante. Noi, partendo poi da un contatto subito diretto con il pubblico, ci teniamo in maniera particolare, quindi è anche un lato bello dell'essere indipendenti, quello comunque di essere sempre in contatto con il proprio pubblico. E per adesso abbiamo sempre avuto delle reazioni positive. È un pubblico sempre interessato, perché veramente ci sono un sacco di dubbi, soprattutto da parte di un pubblico eterosessuale, quindi secondo me c'è bisogno di parlare di queste tematiche, ce n'è tanto bisogno. Sì, sì. E c'è interesse, c'è questo interesse. È un dato sicuramente positivo. Sì. D'accordo, allora alle ore 9 nello spazio cinema la proiezione delle lesbiche non esisto. Ringrazio le registe Giovanna Selis e Laura Landi. Grazie a te. Grazie. Arrivederci.